Al Bentegodi contro il Verona, che vuole consolidare il secondo posto, arriva il Crotone dei 9 punti nelle ultime 4 gare, che ha battuto Sassuolo e Livorno nel girone di ritorno. 4-3-3 per entrambe le squadre. Gialloblu in emergenza a centrocampo. Indisponibili Lahner e Martigno, ci sono Nilsen e Bacinovic con Jorginho. Torna dal primo minuto Cacia con Rivas e Gomez. Nel Crotone Galardo in regia, davanti Tridente, Gabionetta, Ciano, De Giorgio. Arbitra Ostinelli di Como. Il primo invito per Cacia e di Rivas, ma Caglioni è in anticipo. Fischiatissimo fin dai primi minuti l'ex portiere della Salernitana. La risposta del Crotone arriva a stretto giro di posta. Messo fuori area il cross di Del Prete, riprende Galardo che spedisce alto. Ancora Crotone e Mazzotta prepara il cross a centro area, lo stacco di Gabionetta, di poco alto sopra la traversa. Decisamente meglio gli ospiti in questa prima fase, al 16° è Del Prete a chiamare Rafael alla prima vera parata. Eramo guadagna il primo cartellino giallo per questa entrata su Gomez, era diffidato, salterà la gara con lo Spezia. E al 25° si rivede il Verona con questa iniziativa di Jorginho, il suo destro però non inquadra la porta. Bacinovic alla battuta del calcio di punizione svetta calciatore, ma spedisce alto. Calcio d'angolo, batte Ciano sulla parabola morbida, il più lesto di tutti è Eramo che in tuffo di testa batte Rafael, fuori tempo Bacinovic al 33°, Crotone in vantaggio, Eramo festeggia con il sesto centro in campionato, la 100ª presenza in rosso-blu. Proteste del Verona per questo contatto in area tra Moras e Ligi, il centrale giallo-blu supera quello rosso-blu ma il suo piede destro si ferma sul tallone sinistro dell'avversario, l'arbitro decide per l'involontarietà. Si va così a riposo, al momento di rientrare in campo Moras parla con l'arbitro ancora di questo episodio. Dopo soli 7 minuti Mandorlini ordina un doppio cambio, Alfredson per Bacinovic e Ferrari per Rivas, Gomez si sposta sulla tre quarti. Sembra un altro Verona con Alfredson sul cross dell'islandese, prima Ferrari poi Gomez arrivano in ritardo. E al 13° la perla di De Giorgio, parte dalla sinistra con un paio di finte, lascia lì Cacciatore, entra in area e fa partire un destro a giro sul secondo palo che Rafael può solo sfiorare. 2-0 Crotone, terzo gol in campionato per De Giorgio. E qui parte la reazione rabbiosa del Verona, neanche 2 minuti Cacciatore si fa perdonare offrendo a Cacia il cross per il colpo di testa che accorcia le distanze, 17° centro di Cacia, non c'è fuori gioco sul cross di Cacciatore. Subito dopo il gol Mandorlini richiama anche Gomez per inserire Sgrigna nel Crotone, Matute per Maiello e dopo un po' anche Pettinari per Ciano. Ma il Verona ha cambiato marcia, al 19° arriva il pareggio, salta a vuoto Gabionetta sul pallone che spiove, lo mette giù benissimo Agostini che va al cross basso per Cacia, è facilissimo concretizzare a quota 18 reti, uguagliata la stagione record di Piacenza 2005-2006. Al 22° il Crotone potrebbe rendersi di nuovo pericoloso, ma sull'appoggio di Del Prete Gabionetta calcia debole e centrale. E sul rovesciamento di fronte Sgrigna apre per il lontanissimo Cacciatore, che gli restituisce il pallone al centro dell'area. Sgrigna ha tempo e spazio per trovare il destro vincente, primo centro con la maglia del Verona, giallo-blu in vantaggio, punteggio ribaltato nel giro di 8 minuti. E allo scadere, dopo l'incursione di De Giorgio, Eramo chiama Rafael alla presa alta proprio sulla linea. E si chiude con le proteste crotonesi per un sospetto tocco di mano in area di Moras al 92°. Ma impressionante la reazione del Verona dopo il secondo gol del Crotone, fino a quel momento meritatamente avanti. I cambi di Mandorlini, soprattutto l'entrata in campo di Alfredo, hanno completamente cambiato il volto del Verona. Cacia si conferma il giocatore più decisivo del torneo, oggi doppietta, gli basta un altro gol e sarà già la sua miglior stagione in carriera. Al Bentegodi, Verona 3, Crotone 2 e la linea torna a Roma.